Sono circa 4.000 i profughi ucraini arrivati in Italia dall'inizio del conflitto. Il nostro paese è pronto all'emergenza, ha detto la ministra dell'Interno Lamorgese. Seguiamo Silvia Balducci. Donne e bambini si sporgono dai finestrini, la fuga di chi lascia alle spalle una guerra. Quasi 4.000 profughi sono già arrivati in Italia e molti altri ne arriveranno. L'Europa deve essere solidale, dice il ministro dell'Interno Lamorgese da Bruxelles, dove è in corso il Consiglio degli Affari Interni per l'approvazione della direttiva sulla protezione temporanea. L'Italia è abituata a gestire situazioni anche emergenziali, quindi tramite la rete delle prefetture, con il mondo dell'associazionismo, con i comuni, faremo fronte a tutte le necessità che si presenteranno. Le norme in discussione prevedono per gli ucraini lo status di rifugiato per un anno, rinnovabile senza bisogno di presentare richiesta d'asilo. 8.000 i posti già messi a disposizione dal Viminale. Sul territorio la macchina della solidarietà, nelle chiese, nelle sedi delle associazioni. Ora qua vediamo le ragazze indaffarate, stanno facendo dei pacchi. Si preparano pacchi di cibo, vestiti, medicinali, si cuciono persino bandiere tra le lacrime di chi è in ansia per i parenti sotto il fuoco del conflitto.